Il Mahabharata, il poema più grande della civiltà umana. Astika Parva, parte seconda. Sauti disse: «E poi Indra, il re degli dei, avendo il migliore dei cavalli per il suo trasporto, così adorato da Kadru, coprì l'intero firmamento con masse di nuvole blu e comandò alle nuvole dicendo: «Versate le vostre gocce vivificanti e benedette». E nel cielo, a causa di quelle nuvole straordinarie che ruggivano terribilmente e generavano incessantemente grandi quantità d'acqua, sembrava che fosse giunta la fine dello Yuga. E a causa delle miriadi di onde causate dai torrenti che cadono, dal profondo fragore delle nuvole, dai lampi dei lampi, dalla violenza del vento e dallo sconvolgimento generale, il cielo sembrava danzare nella follia. Il cielo si oscurò e i raggi del sole e della luna scomparvero del tutto a causa di quell'incessante acquazzone. E a causa di Indra, che causava quell'acquazzone, i Naga furono molto felici. E la terra era piena d'acqua ovunque. L'acqua fredda e limpida scendeva fino alle regioni inferiori. E c'erano innumerevoli ondate d'acqua su tutta la terra. E i serpenti, con la loro madre, raggiunsero, in salvo, l'isola chiamata Ramaniaka. E così finisce il 26esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Sauti disse: «Allora i Naga, inzuppati da quella pioggia, furono molto contenti e, guidati da quel bellissimo uccello piumato, raggiunsero presto l'isola. Quell'isola era stata fissata dal creatore dell'universo come residenza dei Makara. Lì videro il terribile Lavana Samudra, oceano salato. Giunti lì con Garuda, videro una bella foresta bagnata dalle acque del mare e risuonare della musica di cori alati. E c'erano gruppi di alberi su tutti i lati, carichi di vari frutti e fiori. E c'erano anche bellissime dimore ovunque e molti stagni pieni di fiori di loto. Ed era anche adorna di molti laghi di acqua pura e rinfrescata da brezze pure profumate di incenso. Ed era adornato con molti alberi che crescevano solo sulle colline della Malesia, che sembrano raggiungere i cieli con la loro altezza. E c'erano anche molti altri alberi i cui fiori erano sparsi in lungo e in largo dalla brezza. Quella foresta era affascinante e preziosa per i Gandharva e dava loro sempre piacere. Ed era pieno di api impazzite dal miele che succhiavano. E la vista di tutto ciò è stata molto piacevole. E per tante cose lì, capaci di incantare tutti, quella foresta era bella, affascinante e sacra. E, riecheggiando le note di vari uccelli, piacque molto ai figli di Kadru. E i serpenti, dopo aver raggiunto quella foresta, iniziarono a divertirsi. E comandarono al signore degli uccelli Garuda, di grande energia, dicendo: «Trasportaci in un'altra bellissima isola con acqua pura. Tu, esploratore dei cieli, devi vedere molte belle regioni mentre vaghi il cielo». Garuda, dopo aver riflettuto per qualche istante, interrogò sua madre Vinata, dicendo: «Perché, madre, devo fare quelle cose che dicono i serpenti?» Vinata, così interrogata da lui, parlò a quell'esploratore dei cieli, suo figlio, investito di ogni virtù, di grande energia e grande forza, come segue. Vinata disse: «O tu, migliore degli uccelli, sei diventato, ahimè, lo schiavo dell'altra moglie. I serpenti, con un atto fraudolento, mi hanno fatto perdere una scommessa e mi hanno fatto questo». Quando sua madre gli abbia spiegato il motivo, il guardaboschi dei cieli, colpito dal dolore, si rivolse ai serpenti, dicendo: «Ditemi, o voi serpenti,
per aver portato quale cosa, acquisendo conoscenza in quale cosa o facendo quale atto di coraggio, riusciremo a liberarci da questa condizione di schiavitù nei vostri confronti? Sauti continuò. I serpenti, udendolo, dissero: portate l'Amrita con la forza. Allora, uccello, sarai liberato dalla schiavitù. E così finisce il 27° capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del beato Mahabharata. Sauti continuò. Garuda, così avvicinato dai serpenti, disse poi a sua madre: porterò l'Amrita, ma desidero mangiare qualcosa lungo la strada. Istruiscimi su come fare questo. E Vinata rispose: in una regione remota in mezzo all'oceano, i Nishada hanno la loro bella casa. Dopo aver mangiato le migliaia di Nishada che vivono lì, porta l'Amrita. Ma possa il tuo cuore non decidere mai di togliere la vita ad un bramino. Di tutte le creature un bramino non deve essere ucciso. Egli è davvero come il fuoco. Un bramino, quando è arrabbiato, diventa come il fuoco o il sole, come il veleno o un'arma affilata. Un bramino, si dice, è il padrone di tutte le creature. Per queste altre ragioni un bramino è venerato dai virtuosi. O figlio, non dovrebbe mai essere ucciso da te, anche se sei arrabbiato. L'ostilità con i bramini, quindi, non sarebbe appropriata in nessuna circostanza. Oh, senza peccato, né Agni né Surya possono distruggere tanto quanto un bramino di severi voti, quando sono arrabbiati. Da queste varie indicazioni dovresti riconoscere un buon bramino. In effetti, il bramino è il primogenito di tutte le creature, il primo delle quattro classi, il padre e il maestro di tutto. Garuda poi chiese: «O madre, in che forma è un bramino? Di quale comportamento e di quale abilità? Brilla come il fuoco o ha un aspetto calmo? E, o madre, è necessario che tu dica alla mia persona che indaga quei segni di buon auspicio attraverso i quali posso riconoscere un bramino?» Vinata rispose dicendo: «O figlio, riconoscerai come il migliore tra i bramini colui che, essendo entrato nella tua gola, ti torturerà come un uncino o ti brucerà come un carbone ardente. Un bramino non dovrebbe mai essere ucciso da te, anche se sei arrabbiato.» E Vinata, spinta dall'affetto per suo figlio, gli disse di nuovo queste parole: dovrebbe essere riconosciuto da te come un buon bramino, che non è digerito nel tuo stomaco. Sebbene conoscesse la forza incomparabile di suo figlio, tuttavia, lo benedisse sinceramente, perché, ingannata dai serpenti, era in grande angoscia. E lei disse: possa Marut, il dio dei venti, proteggere le tue ali, e Surya e Soma, le tue regioni vertebrali. Lascia che Agni protegga la tua testa e il Vasus tutto il tuo corpo. Anch'io, figlio, impegnata in cerimonie benefiche, siederò qui per il tuo benessere. Vai dunque, o figlio, al sicuro per realizzare il tuo scopo. Sauti continuò. Allora Garuda, dopo aver udito le parole di sua madre, spiegò le ali e ascese al cielo. E dotato di grande forza, ben presto cade sui Nishada, affamati come un altro Yama. È deciso a uccidere i Nishada, sollevò una grande quantità di polvere che si sparse attraverso il firmamento e, risucchiando l'acqua dal mezzo dell'oceano, scosse gli alberi che crescevano sulle montagne adiacenti. E poi quel signore degli uccelli ostruì con la sua bocca le strade principali della città di Nishada, allargandone a piacimento l'apertura. E i Nishada iniziarono a correre con grande fretta verso la bocca aperta del grande mangiatore di serpenti. E come gli uccelli in grande angoscia salgono a migliaia verso il cielo quando gli alberi in una foresta sono scossi dai venti, così quei Nishada, accecati dalla polvere sollevata dalla tempesta, entrarono nell'ampia fessura della bocca di Garuda, aperta per riceverli. E poi l'affamato signore di tutti gli esploratori dei cieli, quel soffocatore di nemici, dotato di grande forza e che si muove con la massima rapidità per raggiungere il suo obiettivo,
chiuse la bocca, uccidendo innumerevoli Nishada che erano pescati. Così termina il 28° capitolo dell'Astikaparva dell'Adiparva del santo Mahabharata. Sauti continuò. Un certo bramino con sua moglie era entrato nella gola di quell'esploratore dei cieli. Il primo iniziò a bruciare la gola dell'uccello come un pezzo di carbone ardente. Garuda si rivolse a lui dicendo: «O migliore dei bramini, esci presto dalla mia bocca che apro per te. Un bramino non dovrebbe mai essere ucciso da me, anche se è coinvolto in pratiche peccaminose». A Garuda, che si era così rivolto a lui, il bramino disse: «Oh, lascia che anche questa donna della casta Nishada, che è mia moglie, esca con me». E Garuda disse: «Prendendo con te anche la donna della casta Nishada, esci. Salvati senza indugio, poiché non sei stato ancora digerito dal calore del mio stomaco». Sauti continuò. E poi quel bramino, accompagnato da sua moglie della casta Nishada, uscì e, lodando Garuda, se ne andò. Quando quel bramino fu uscito con sua moglie, quel signore dei cieli, veloce come la mente, spiegando le ali, ascese ai cieli. Poi vide suo padre e, salutato da lui, Garuda, di impareggiabile abilità, diede risposte appropriate. E il grande Rishi Kasyapa allora chiese: «O figlio, va tutto bene per te? Hai abbastanza cibo ogni giorno? Vi è cibo in abbondanza per te nel mondo degli uomini?» Garuda rispose: «Mia madre sta sempre bene, e anche mio fratello, e anche io. Ma, padre, non ho sempre cibo a sufficienza, quindi la mia pace è incompleta. Sono stato mandato dai serpenti a prendere l'eccellente Amrita. Infatti oggi verrò a prenderti per emancipare mia madre dalla schiavitù. Mia madre mi ha mandato dicendo: "Mangia i Nishada. Li ho mangiati a migliaia, ma la mia fame non è soddisfatta. Perciò, o venerabile, indicami qualche altro cibo, mangiando il quale, o maestro, potrei essere abbastanza forte da portare la merita con la forza. Devi indicare qualche cibo con cui posso placare la mia fame e la mia sete". Kasyapa rispose: «Questo lago che cerchi è sacro. È conosciuto anche nei cieli. C'è un elefante, a faccia in giù, che trascina continuamente una tartaruga, sua sorella maggiore. Ti parlerò in dettaglio della loro ostilità in una vita precedente. Ascolta mentre ti dico perché sono lì. In passato c'era un grande Rishi di nome Vibhavasu. Era estremamente collerico. Aveva un fratello minore di nome Supritika. Quest'ultimo era contrario a mantenere la sua ricchezza insieme a quella di suo fratello. E Supritika parlava sempre di divisione. Dopo qualche tempo suo fratello Vibhavasu disse a Supritika: "È per grande follia che le persone accecate dall'amore per la ricchezza vogliono sempre fare una divisione del loro patrimonio. Dopo aver effettuato la divisione, litigano tra loro, illusi dalla ricchezza. Allo stesso modo, i nemici sotto le spoglie di amici causano litigi tra gli uomini ignoranti ed egoisti, dopo che si sono separati nella ricchezza. E sottolineare i difetti rafforza i loro litigi, così che questi ultimi presto cadono uno per uno. La rovina assoluta presto inghiotte i separati. Per queste ragioni i saggi non parlano mai con approvazione della divisione tra fratelli che, quando sono divisi, non rispettano i sastra più autorevoli e vivono sempre nella paura l'uno dell'altro. Ma poiché tu, Supritika, senza rispettare il mio consiglio, spinto dal desiderio di separazione, desideri sempre prendere accordi riguardo alla nostra proprietà, diventerai un elefante". Supritika, così maledetto, parlò quindi a Vibhavasu: "Anche tu diventerai una tartaruga che si muove tra le acque". E così, in conseguenza della ricchezza di quei due sciocchi, Supritika e Vibhavasu, in conseguenza alla reciproca maledizione, divennero rispettivamente un elefante e una tartaruga. A causa della loro rabbia sono diventati animali inferiori.
Sono impegnati in ostilità tra loro, orgogliosi della loro forza eccessiva e del peso dei loro corpi. E in quel lago, quei due esseri dai corpi enormi agiscono secondo la loro antica ostilità. Guarda lì, uno di loro, il bellissimo elefante dal corpo enorme, si sta avvicinando proprio ora. Sentendo il suo ruggito, la tartaruga, anch'essa dal corpo enorme, che vive nell'acqua, esce, agitando violentemente il lago. Vedendola, l'elefante, torcendo la proboscide, si getta in acqua. È dotato di grande energia con il movimento delle zanne e da parte inferiore del tronco e dalla coda e dalle zampe agita l'acqua del lago pieno di pesci. E la tartaruga, anch'essa di grande forza, a testa alta, si lancia in avanti per combattere. E l'elefante è alto, 6 yojana, e misura il doppio di circonferenza. E l'altezza della tartaruga è di 3 yojana e la sua circonferenza di 10. Mangia entrambi coloro che sono follemente impegnati in combattimento e disposti a uccidersi a vicenda. E poi porta a termine il compito che desideri. Mangiando quel feroce elefante che sembra un'enorme montagna e somiglia a un ammasso di nuvole scure, porta l'Amrita. Sauti continuò. Dopo aver detto questo a Garuda, lui, Kasyapa, lo benedisse dicendo: «Sii benedetto quando sei in combattimento con gli dèi. Possano brocche d'acqua piene fino all'orlo, bramini, mucche e altri oggetti propizi benedirti, oviparo. E, o tu, di grande forza, quando sei in combattimento con gli dèi, lascia che i Rix, gli Yajus, i Samas, il sacro burro sacrificale e tutti i misteri, tutte le Upanishad, costituiscano la tua forza». Garuda, così chiamato dal padre, si diresse verso le sponde di quel lago. Vide quella distesa di acqua limpida con intorno uccelli di varie specie. E ricordando le parole di suo padre, quell'esploratore dei cieli dotato di grande rapidità di movimento, afferrò l'elefante e la tartaruga, uno per artiglio. E quell'uccello si è poi librato in alto nell'aria e raggiunse un luogo santo chiamato Alamva e vide molti alberi divini. E colpiti dal vento, sollevati dalle sue ali, quegli alberi cominciarono a tremare di paura. E gli alberi divini dai rami d'oro temevano di spezzarsi. E l'esploratore dei cieli, vedendo che quegli alberi capaci di soddisfare tutti i desideri tremavano di paura, si avvicinò ad altri alberi dall'aspetto incomparabile. Quegli alberi giganteschi erano ornati di frutti d'oro e d'argento e rami di pietre preziose. E furono lavati dall'acqua di mare. E c'era, in mezzo a loro, un grande albero di Banyan, che era cresciuto in proporzioni gigantesche, che parlò a quel signore degli uccelli che andava verso di esso con la velocità della mente. «Siediti su questo mio largo ramo che si estende, per 100 yojanas, e mangia l'elefante e la tartaruga. Quando quel migliore degli uccelli, di grande rapidità e corpo simile a una montagna, discese rapidamente su un ramo di quell'albero bangiano, il rifugio di migliaia di creature alate, quel ramo, anche pieno di foglie, tremò e si spezzò». Così termina il 29° capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Sauti disse ancora: «Al tocco di grande forza di Garuda con i suoi piedi, il ramo dell'albero si spezzò e fu catturato da Garuda. Guardandosi intorno, meravigliato, vide i Valakilia Rishi sospesi con esso, con la testa all'ingiù e impegnati in penitenze ascetiche. Riflettendo che, se quel ramo fosse caduto, i Rishi sarebbero morti, il potente tenne ancora più saldamente tra gli artigli l'elefante e la tartaruga. E per paura di uccidere i Rishi e desiderando salvarli, tenne quel ramo nel becco e si alzò sulle ali. I grandi Rishi rimasero sbalorditi alla vista di quel suo atto che era al di là persino dal potere degli dèi, e diedero un nome a quel potente uccello. E dissero: mentre questo esploratore dei cieli si alza sulle sue ali portando un carico pesante,
lascia che il primo degli uccelli che hanno serpenti per cibo sia chiamato Garuda, portatore di grande peso. E scuotendo le montagne con le sue ali, Garuda vagò con calma nei cieli, e quando volò via con l'elefante e la tartaruga nei suoi artigli, vide varie regioni sottostanti. Desiderando salvare i Valachilia, non vedeva alcun posto su cui atterrare. Alla fine andò a quella montagna più importante chiamata Gandhamadana. Lì vide suo padre Kasyapa impegnato in devozioni ascetiche. Kasyapa vide anche suo figlio, quell'esploratore dei cieli, di forma divina, dotato di grande splendore, energia e forza, e dotato della velocità del vento o della mente, enorme come la cima di una montagna, un assalitore preparato come la maledizione di un bramino, inconcepibile, indescrivibile, spaventoso per tutte le creature, dotato di grande abilità, terribile, dello splendore di Agni stesso, e incapace di essere sconfitto dalla divinità Danava e Rakshasa, invincibili, capace di spaccare le cime delle montagne e risucchiare l'oceano stesso e distruggere i tre monti, feroce e simile a Yama stesso. L'illustre Kasyapa, vedendolo avvicinarsi e conoscendo anche il suo movente, gli disse queste parole. Kasyapa disse: «O figlio, non commettere un atto avventato, perché allora dovresti soffrire. I Valachilias, nutrendosi, bevendo i raggi del sole, se arrabbiati, possono distruggerti». Sauti continuò. Kasyapa quindi riconciliò, per il bene di suo figlio, i Valachilia, di eccellente fortuna, e i cui peccati erano stati cancellati dalle penitenze ascetiche. E Kasyapa disse: «Tu, la cui ricchezza è l'ascetismo, l'opera di Garuda è per il bene di tutte le creature. È un grande compito che si sta sforzando di portare a termine. Sta a te concedergli il tuo permesso». Sauti continuò. Quegli asceti così indirizzati dall'illustre Kasyapa abbandonarono quel ramo e andarono alla sacra montagna di Himavat per gli scopi delle penitenze ascetiche. Dopo che quei rishi se ne furono andati, il figlio di Vinata, con la voce ostacolata dal ramo nel becco, interrogò suo padre Kasyapa dicendo: «O illustre, dove getto questo ramo? O illustre, indicami qualche regione senza esseri umani». Poi Kasyapa parlò di una montagna senza esseri umani, con caverne e valli sempre coperte di neve e incapaci di essere raggiunte da creature comuni, anche col pensiero. E il grande uccello che portava quel ramo, quell'elefante e quella tartaruga, andò con grande velocità verso quella montagna. Il grande ramo dell'albero con cui volava quell'uccello dal corpo enorme non poteva essere circondato da una corda fatta di 100 peli di vacca. Garuda, il signore degli uccelli, volò poi attraverso centinaia di miglia di Vojana in brevissimo tempo. E procedendo secondo le indicazioni del padre verso quella montagna, quasi in un istante quell'esploratore dei cieli lasciò cadere il gigantesco ramo e cadde con un gran rumore. E quel principe delle montagne tremò colpito dalla tempesta sollevata dalle ali di Garuda. E gli alberi su di lui versavano piogge di fiori, e le vette ornate di gemme e d'oro che ornavano quella grande montagna si staccarono e caddero da tutte le parti. E il ramo caduto abbatteva numerosi alberi che, con fiori d'oro in mezzo e fogliame oscuro, vi brillavano come nubi cariche di folgori. E quegli alberi, lucenti come l'oro, cadendo a terra e tinti dei metalli della montagna, brillavano come bagnati dai raggi del sole. Poi quel migliore degli uccelli, Garuda, atterrando sulla cima di quella montagna, divorò l'elefante e la tartaruga e si alzò con le ali con grande velocità dalla cima della montagna. E vari presagi iniziarono ad apparire tra gli dei che predicevano il pericolo. Il fulmine preferito di Indra avvampò di terrore. Meteore con fiamme e fumo, liberate dal cielo, cadevano durante il giorno. E le armi di Vasus, Radras, Aditya, Sabyas, Maruts e altri dei
iniziarono a consumare le loro forze l'una contro l'altra. Una cosa del genere non era mai accaduta nemmeno durante la guerra tra gli dei e gli Asura. I venti soffiarono accompagnati da tuoni e meteore, cadendo a migliaia. E il cielo, sebbene senza nuvole, ruggiva tremendamente. E anche colui che era il dio degli dei fu inondato di sangue. E le ghirlande fiorite sul collo degli dei appassirono e il loro coraggio fu sminuito. E terribili masse di nuvole versano spesse piogge di sangue. E la polvere sollevata dal vento offuscava lo splendore delle stesse corone degli dei. E quello dei mille sacrifici, Indra, con gli altri dei perplessi dalla paura nel vedere quei cattivi presagi, parlò a Virashpati in questo modo: «Perché, o venerabile, sono sorti improvvisamente questi disturbi naturali? Non vedo un nemico che possa opprimerci in guerra?» Virashpati rispose: «O capo degli dei, o tu dai mille sacrifici, è per colpa tua e negligenza, e anche per le penitenze ascetiche dei rishi dall'animo elevato, i Valakilias, che il figlio di Kasyapa e Vinata, un esploratore dei cieli dotato di grande forza e in possesso delle capacità di assumere qualsiasi forma a piacimento, si sta avvicinando per rubare il soma. E quell'uccello, primo tra tutti quelli dotati di grande forza, è capace di rubarti soma. Tutto è possibile per lui. Può raggiungere l'irraggiungibile.» Sauti continuò: «Indra, dopo aver udito queste parole, parlò a coloro che custodivano l'Amrita, dicendo: "Un uccello dotato di grande forza ed energia ha deciso di rubare l'Amrita. Ti avverto in anticipo che potrebbe non riuscire a prenderti con la forza. Virashpati mi ha detto che la sua forza è incommensurabile." E gli dei, udendo ciò, rimasero stupiti e presero precauzioni. E rimasero a guardia dell'Amrita. E anche Indra, di grande valore, il portatore del tuono, rimase con loro. E gli dei indossavano curiose corazze d'oro, di grande valore, e ornate di pietre preziose e splendenti armature fatte di cuoio di grande forza. E le potenti divinità brandivano varie armi affilate in modi terribili e innumerevoli, tutte emettendo scintille di fuoco con fumo. Ed erano anche armati di molti dischi di ferro e mazze munite di punte, e forconi, asce da battaglia, e vari tipi di proiettili acuminati, e spade lucenti e mazze di forme terrificanti, tutte adatte ai loro rispettivi corpi. E addobbati con ornamenti celesti e risplendenti di quelle armi luminose, gli dei aspettavano lì, le loro paure placate. E gli dei di forza, energia, splendore incomparabile, decisero di proteggere l'Amrita. Capaci di dividere le città degli Asura, si mostrarono tutti in forme risplendenti come il fuoco. E per la permanenza degli dei in quel presunto campo di battaglia, per via di centinaia di migliaia di mazze munite di spunzoni di ferro, risplendeva come un altro firmamento illuminato dai raggi del sole. Così termina il 30° capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Saunaka disse: «O figlio del Sutta, qual è stata la colpa di Indra? Qual è stato il suo atto di negligenza? Come nacque Garuda in conseguenza alle penitenze ascetiche dei Valakilia? Perché anche Kasyapa, un bramino, ebbe per figlio il re degli uccelli? Perché inoltre, tra tutte le creature, era invincibile e immortale? Perché quell'esploratore dei cieli era anche in grado di andare ovunque a suo piacimento e raccogliere qualsiasi quantità di energia a suo piacimento? Se questo è descritto nel Purana, mi piacerebbe ascoltarlo.» Sauti disse: «Quello che mi chiedi è davvero la materia del Purana. Ho nato due volte. Ascolta mentre racconto brevemente tutto questo. Una volta, quando il Signore della Creazione, Kasyapa, era impegnato in un sacrificio per il bene dei bambini, i Rishi, gli Dei e i Gandharva lo aiutarono. E Indra fu nominato da Kasyapa per portare il combustibile sacrificale e con esso quegli asceti Varakilia e tutte le altre divinità. E il Signore Indra
Sollevando, secondo le proprie forze, un peso che era come una montagna, lo sopportò senza alcuna fatica. E vide lungo la strada alcuni risci di corpi delle dimensioni di un pollice che portavano tutti insieme un solo gambo di una foglia di palasa. E quei risci erano, per mancanza di cibo, molto magri e quasi sprofondati nei loro stessi corpi. Ed erano così deboli che furono molto angosciati quando caddero nell'acqua accumulata in una macchiatura della strada causata dallo zoccolo di una vacca. E Purandara, fiero della sua forza, li vide con sorpresa e, ridendo di loro con derisione, presto li lasciò indietro, insultandoli, inoltre per essere passati sopra le loro teste. E quei rishi che venivano così insultati erano pieni di rabbia e dolore. E fecero i preparativi per un grande sacrificio di cui Indra fu spaventato. Ascolta, o Saunaka, riguardo al desiderio per l'adempimento del quale quei saggi che osservano i voti ed eccellenti asceti versavano il burro chiarificato sul fuoco sacrificale con mantra pronunciati ad alta voce. Ci sarà un altro Indra di tutti gli dei, in grado di andare ovunque a volontà e raccogliere a volontà qualsiasi quantità di energia e riempire di paura il presente re degli dei. Per il frutto della nostra penitenza ascetica possa sorgere rapido come la mente e inoltre feroce. E il Signore dei Celestiali dei 100 Sacrifici, venendo a conoscenza di ciò, fu molto allarmato e cercò la protezione del fedele Kasyapa. E il Prajapati Kasyapa, ascoltando tutto Indra, andò dai Valakilia e chiese loro se il suo sacrificio aveva avuto successo. E quei rishi, sinceri, gli risposero, dicendo: «Sia come dici tu». E il Prajapati Kasyapa, calmandoli, parlò loro come segue. «Con la parola di Brahma, questo Indra, è stato reso il signore dei tre mondi. O asceti, anche voi state cercando di creare un altro Indra. O eccellenti, non spetta a voi falsificare la parola del Brahma. E anche che questo scopo, per realizzare i vostri sforzi, non diventi inutile. Sorga un Indra, un signore di creature alate, dotato di estrema forza. Sii benevolo verso Indra, che è un supplice davanti a te». E i Valakilia, così indirizzati da Kasyapa, dopo aver offerto omaggio a quello più importante dei Muni, il Prajapati Kasyapa, parlarono. I Valakilia dissero: «O Prajapati, questo sacrificio di tutti noi è per un Indra. Infatti, anche lui era destinato a farti nascere un figlio. Lascia che questo compito ora sia lasciato a te. E in quella materia fa quello che ritieni buono e conveniente». Sauti continuò: «Intanto, mossa dal desiderio di figli, la buona figlia di Daksha, la custode del voto, amabile e fortunata Vinata, finite le sue penitenze ascetiche, dopo essersi purificata con un bagno in quel momento in cui la compagnia coniugale poteva essere produttiva, si avvicinò a suo marito. «Oh, rispettata, il sacrificio iniziato da me ha dato i suoi frutti. Ciò che desideri si avvererà. Ti nasceranno due figli eroici che saranno i signori dei tre mondi. Per le penitenze dei Valakilia e in virtù del desiderio con cui ho iniziato il mio sacrificio, questi bambini saranno molto fortunati e adorati nei tre mondi». E l'illustre Kasyapa le parlò di nuovo: «Conserva questi semi di buon auspicio con grande cura. Questi due saranno i signori di tutte le creature alate. Questi eroici esploratori dei cieli saranno rispettati in tutti i mondi e potranno assumere qualsiasi forma a loro piacimento». E il Prajapati, soddisfatto di tutto ciò che accadde, rivolse a Indra un centinaio di sacrifici, dicendo: «Avrai due fratelli di grande energia e coraggio, che saranno per te così come collaboratori. Da loro non ti risulterà alcun danno. Posa la tua tristezza a finire. Tu continuerai come signore di tutto. Tuttavia, coloro che pronunciano il nome di Brahma
non siano mai più disprezzati da te, né che gli stessi collerici, le cui parole sono come un lampo, siano di nuovo insultati da te. Indra, così avvicinato, andò in paradiso, le sue paure dissipate, e anche Vinata, con il suo obiettivo raggiunto, era molto felice, e diede alla luce due figli, Aruna e Garuda. E Aruna, dal corpo non sviluppato, divenne il precursore del sole, e Garuda fu investito dal dominio sugli uccelli. O tu, della razza di Brigu, ascolta ora il potente conseguimento di Garuda. Così termina il 31° capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Sauti disse: «O primo dei bramini, essendosi gli dei così preparati per la battaglia, Garuda, il re degli uccelli, si avvicinò presto a quei saggi, e gli dei, vedendolo di eccezionale forza, iniziarono a tremare di paura e si attaccarono l'un l'altro con tutte le loro armi. E tra coloro che proteggevano il Soma c'era Brahmana, l'architetto celeste, il potente incommensurabile, risplendente come fuoco elettrico e di grande energia. E dopo un terribile combattimento durato solo un istante, guidato dal signore degli uccelli con i suoi artigli, becco e ali, lui, Brahmana, giaceva come morto sui campi. E l'esploratore dei cieli, facendo oscurare i mondi con la polvere sollevata dall'uragano delle sue ali, opprimeva così i celesti. E l'ultimo, travolto da quella polvere, svenne. E gli immortali, che proteggevano l'Amrita, accecati da quella polvere, non potevano più vedere Garuda. Così Garuda ha smosso la regione dei cieli e anche così ha mutilato gli dei con le ferite inflitte dalle sue ali e dal suo becco. Quindi il dio dei mille occhi comandò a Vayu, il dio del vento, dicendo: «Disperdi presto questa pioggia di polvere. Oh Maruta, questo è davvero il tuo compito». Poi il potente Vayu scacciò presto la polvere. E quando l'oscurità fu scomparsa, i celestiali attaccarono Garuda, e quando lui, di grande potere, fu attaccato dagli dei, cominciò a ruggire forte, come la grande nuvola che appare nel cielo alla fine dello Yuga, terrorizzando tutte le creature. E quel re degli uccelli, di grande energia, quell'uccisore di eroi ostili, allora si innalzò sulle sue ali. Tutti i saggi celestiali, con Indra tra loro, armati di larghe spade a doppio taglio, mazze di ferro dotate di punte acuminate, lance appuntite, mazze, frecce lucenti e molti dischi a forma di sole, lo videro in alto. E il re degli uccelli li attaccò da tutte le parti con piogge di varie armi e combatté molto duramente, senza vacillare un istante. E il figlio di Vinata, di grande coraggio, splendente nel cielo, attaccò gli dei con le sue ali e il suo becco. Il sangue cominciò a scorrere copiosamente dai corpi dei mutilati, dagli artigli e dal becco di Garuda. Sconfitti dal signore degli uccelli, i Sadia con i Gandharva fuggirono verso est, i Vasu con i Rudra verso sud, gli Aditya verso ovest e i gemelli Aswin verso nord. Dotati di grande energia, si ritirarono dal combattimento, guardando indietro ogni momento al loro nemico. E Garuda ha avuto combattimenti con gli Yaksha, Aswakranda, di grande coraggio, Rainuka, l'audace Kratanaka, Tapana, Uluka, Svasanaka, Nimesha, Paruja e Pulina. E il figlio di Vinata li maciullò con le sue ali, artigli e becco, come lo stesso Shiva, il castigo dei nemici e il possessore di Pinaka, con rabbia alla fine dello Yuga. E quelli Yaksha di grande forza e coraggio, completamente mutilati da quell'esploratore dei cieli, sembravano masse di nuvole nere che versavano spesse piogge di sangue. E Garuda, privandoli della vita, andò poi dove si trova l'Amrita e vide che era completamente circondata dal fuoco, e le terribili fiamme di quel fuoco coprirono tutto il cielo. E mossi da venti violenti sembravano pronti a bruciare il sole stesso. L'illustre Garuda prese allora 90 volte 90 bocche e, bevendo rapidamente le acque di molti fiumi con quelle bocche e tornando con grande velocità,
quel castigatore di nemici, avendo ali per il suo veicolo, spense il fuoco con quell'acqua e, spegnendo quel fuoco, assunse una forma molto piccola, desiderosa di entrare nel luogo dove si trova il Soma. Così termina il 32esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del beato Mahabharata. Sauti disse: «E quell'uccello, assumendo un corpo dorato splendente come i raggi del sole, entrò con grande forza nella regione dove si trovava il Soma, come una corrente che entra nell'oceano. E vide posta vicino al Soma una ruota d'acciaio tagliente, affilata come un rasoio, che girava incessantemente. E quello strumento violento, dello splendore del sole splendente e della forma terribile, era stato destinato dagli dei per fare a pezzi tutti i ladri di Soma. Garuda, vedendo un passaggio attraverso di essa, si fermò lì per un momento. Rimpicciolendo il corpo, in un attimo passò tra i raggi di quella ruota. All'interno della linea della ruota vide stanziati lì, a guardia del Soma, due grandi serpenti dallo splendore del fuoco ardente, con lingue luminose come il lampo del lampo, di grande energia, con bocche che emettevano fuoco, con occhi ardenti, contenenti veleno, molto terribile, sempre furioso e di grande potenza. I suoi occhi erano sempre pieni di rabbia e anche loro non battevano ciglio. Chiunque fosse stato visto, anche solo da uno dei due, sarebbe stato immediatamente ridotto in cenere. L'uccello, meravigliosamente piumato, improvvisamente si coprì gli occhi di polvere e, inosservato da loro, li ha attaccati da tutti i lati. E il figlio di Vinata, quell'esploratore dei cieli, attaccando i loro corpi, li fece a pezzi. Quindi si avvicinò al Soma, senza perdere tempo. Quindi, il potente figlio di Vinata, prendendo l'Amrita dal luogo in cui era stato custodito, si alzò sulle sue ali con grande velocità, facendo a pezzi la macchina che lo circondava. E l'uccello se ne andò presto, prendendo l'Amrita, ma senza berne. E poi se ne andò senza la minima fatica, offuscando lo splendore del sole. E il figlio di Vinata poi incontrò Vishnu mentre attraversava il paradiso. E Narayana era soddisfatto di quell'atto di altruismo da parte di Garuda. E quel Dio, che non conosce decadimento, disse all'esploratore dei cieli: «Oh, sono disposto a concederti un vantaggio». L'esploratore dei cieli allora disse: «Io starò sopra di te». E disse di nuovo a Narayana queste parole: «Sarò immortale e libero dalla malattia senza bere l'amrita». Vishnu disse al figlio di Vinata: «Così sia». Garuda, ricevendo quei due doni, disse a Vishnu: «Anch'io ti concederò un dono, quindi lascia che il possessore dei sei attributi me lo chieda». Vishnu chiese quindi al potente Garuda di diventare il suo portatore e fece sedere l'uccello sull'asta della bandiera del suo carro, dicendo: «Così sarai sopra di me». E l'esploratore dei cieli di grande velocità, dicendo a Narayana: «Così sia». E si avviò rapidamente, beffando il vento con la sua velocità. E mentre il più importante di tutti gli esploratori dei cieli, la più importante delle creature alate, Garuda, percorreva l'aria dopo aver preso con forza l'Amrita, Indra scagliò contro di lui il suo fulmine. Allora Garuda, il signore degli uccelli, colpito dal fulmine, parlò ridendo a Indra, devoto al combattimento, con parole gentili dicendo: «Rispetterò i Rishi, i Dadici, dalle cui ossa è stato fatto il Vajira. Anch'io rispetterò il Vajira e anche te dai mille sacrifici. Lascio cadere questa mia piuma di cui non raggiungerai la punta. Colpito dai tuoi fulmini non ho sentito il minimo dolore». E detto questo, il re dei cieli e degli uccelli gettò una piuma e tutte le creature furono molto contente vedendo così cadere quell'eccellente piuma di Garuda. E vedendo che la piuma era molto bella, dissero: «Che questo uccello si chiami Suparna, che ha delle belle piume».
È il Purandara dai mille occhi, testimone di questo straordinario incidente, pensò che quell'uccello fosse un grande essere e si rivolse a lui in quel modo. E Indra disse: «Oh, migliore degli uccelli, desidero conoscere il limite della tua grande forza. Desidero anche l'eterna amicizia con te». E così termina il 33esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Sauti continuò col racconto. Garuda poi disse: «O Purandara, lascia che ci sia amicizia tra noi come desideri. La mia forza, sai, è difficile da sopportare. O tu dai mille sacrifici, i buoni non dovrebbero mai parlare troppo delle proprie forze, né dei propri meriti. Ma essendo un amico e chiesto da te, o amico, ti risponderò, sebbene l'autoelogio irragionevole sia sempre sconveniente. Posso portare su una sola mia piuma, o sacra, tutta questa terra, con le sue montagne e foreste, e con le acque dell'oceano, e anche con te in piedi su di essa. Sappi che la mia forza è tale che posso portare senza alcuna fatica tutti i mondi insieme, con i loro oggetti mobili e immobili». Sauti continuò: «O Saunaka, dopo che Garuda, di grande coraggio, ebbe così parlato, Indra, il capo degli dei, il portatore della corona celeste, sempre devoto al bene dei mondi, rispose dicendo: "E come tu hai detto, tutto è possibile per te. Accetta ora la mia sincera e cordiale amicizia. E se non sei interessato alla somma, restituiscimelo. Coloro ai quali lo daresti si opporrebbero sempre a noi." Garuda rispose: "C'è una ragione specifica per cui il soma viene preso da me. Non darò il soma a nessuno da bere. Ma, o tu dai mille occhi, dopo che l'avrò messo a terra, tu, o Signore dei Cieli, puoi prenderlo e portarlo immediatamente via." Indra allora disse: «Oh, Oviparo, sono molto grato per queste tue parole ora pronunciate. O migliore di tutti gli esploratori dei cieli, accetta da me qualsiasi dono tu desideri». Sauti continuò: «Allora Garuda, ricordando i figli di Kadru e ricordando anche la schiavitù della loro madre causata da un atto di frode dovuto alla ben nota ragione, la maledizione di Aruna, disse: "Anche se ho potere su tutte le creature, io accetterò la tua offerta. Possano, o sacra, i possenti serpenti diventare il mio cibo." L'uccisore dei Danava, dopo avergli detto "così sia", andò quindi da Ari, il dio degli dei dell'anima elevata e il signore degli yogi. E quest'ultimo sanciva quanto detto da Garuda. E l'illustre signore del cielo disse di nuovo a Garuda: "Prenderò il soma quando lo avrai deposto". E dopo aver parlato così, si congedò da Garuda. E il bellissimo uccello piumato andò quindi alla presenza di sua madre con grande velocità. E Garuda, gioioso, parlò poi a tutti i serpenti: "Qui ho portato l'Amrita. Lascia che lo metta sull'erba Kusa. O serpenti seduti qui, bevetene dopo aver compiuto le vostre abluzioni e i riti religiosi. Come hai detto, possa mia madre diventare da oggi in poi libera, poiché ho eseguito il tuo comando." I serpenti dissero a Garuda: "Così sia", e poi andarono a compiere le loro abluzioni. Nel frattempo Akra prese l'Amrita e tornò in paradiso. I serpenti, dopo aver eseguito le loro abluzioni, le loro devozioni quotidiane e altri riti sacri, tornarono gioiosi, desiderosi di bere l'Amrita. Videro che il letto di erba Kusa, su cui era stata posata l'Amrita, era vuoto, poiché l'Amrita stessa era stata portata via da un atto contrario di frode. E cominciarono a leccare con la lingua l'erba Kusa, perché c'era stata l'Amrita. E le lingue dei serpenti, a causa di questo atto, si divisero in due. E anche l'erba Kusa, attraverso il contatto con l'Amrita, da allora divenne sacra.
Così l'illustre Garuda portò l'Amrita dal cielo ai serpenti, e così le lingue dei serpenti furono divise da ciò che fece Garuda. Così l'uccellino dalle belle piume, molto soddisfatto, si è divertito in quei boschi accompagnato dalla madre. Di grandi successi è profondamente venerato da tutti gli esploratori dei cieli, ha soddisfatto sua madre divorando i serpenti. L'uomo che ascolta questa storia o la legge in un'assemblea di buoni bramini, senza dubbio andrà in paradiso, acquisendo grande merito dalla recitazione delle azioni di Garuda. E così finisce il 34esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del beato Mahabharata. Saunaka disse: «O figlio del Suta, ci hai detto il motivo per cui i serpenti furono maledetti da sua madre e perché anche Vinata fu maledetta da suo figlio. Ci hai anche parlato del conferimento di doni da parte di suo marito a Kadru e Vinata. Allo stesso modo ci hai pronunciato i nomi dei figli di Vinata, ma non ci hai ancora recitato i nomi dei serpenti e aspettiamo di conoscere i nomi dei più importanti». Sauti disse: «O tu, la cui ricchezza è l'ascetismo, per paura di allungare troppo, non menzionerò i nomi di tutti i serpenti, ma reciterò i nomi dei principali. Ascoltate». Quindi Sauti elencò i principali nomi dei serpenti più importanti. «Così, o migliore tra i rigenerati, ho chiamato i principali serpenti. Per paura di essere noioso, non nomino il resto. O tu, la cui ricchezza è l'ascetismo, i figli di quei serpenti, con i loro nipoti, sono innumerevoli. Riflettendo su questo, non ve li menzionerò. O migliore tra gli asceti, in questo mondo il numero dei serpenti confonde il calcolo, essendoci molte migliaia e milioni di essi». Così termina il 35esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del beato Mahabharata. Saunaka disse: «O figlio, hai nominato molti dei serpenti dotati di grande energia e incapaci di essere facilmente sconfitti. Cosa hanno fatto dopo aver sentito quella maledizione?» Sauti disse: «L'illustre Sesha, tra loro, di grande fama, lasciando sua madre, praticò penitenze difficili, vivendo d'aria e adempiendo rigidamente ai suoi voti. Ha praticato quelle devozioni ascetiche rivolgendosi a Gandhamadana, Vadri, Gokarna, alle foreste di Pushkara e alla base di Himavat. E trascorreva i suoi giorni in quelle regioni sante, alcune delle quali erano sante per la loro acqua e altre per il loro suolo, in stretta osservanza dei loro voti, perseguendo un fine e con le loro passioni in pieno controllo. E il nonno di tutti, Brahma, vide l'asceta con i capelli annodati, vestito di stracci e la sua carne, pelle e tendini aridi a causa delle severe penitenze che stava praticando. E il nonno si rivolse a lui, quel praticante di penitenze di grande forza, e disse: «Cos'è che ti tormenta, o Sesha? Possa il benessere delle creature dei mondi occupare anche i tuoi pensieri? O senza peccato, affliggi tutte le creature a causa delle tue aspre penitenze. O Sesha, dimmi il desiderio che ti affligge nel tuo seno». E Sesha rispose: «I miei fratelli uterini sono tutti di cuore malvagio. Non desidero vivere in mezzo a loro. Possa questo essere permesso da te. Come nemici sono sempre gelosi l'uno dell'altro. Sono quindi impegnato in pratiche ascetiche. Non li vedrò nemmeno. Non mostrano mai alcuna gentilezza nei confronti di Vinata e suo figlio. Infatti, il figlio di Vinata, capace di viaggiare nei cieli, è un altro nostro fratello. Ti invidiano sempre. E anche lui è molto più forte grazie alla concessione di quel dono da parte di nostro padre, l'anima alta Kasyapa. Perciò mi sono dedicato a penitenze ascetiche e abbandonerò questo mio corpo per evitare la loro compagnia, anche un altro stato di vita». A Sesha, che aveva detto questo, il nonno disse: «Oh Sesha,
Conosco il comportamento di tutti i tuoi fratelli e il loro grande pericolo a causa della loro offesa contro la loro madre. Ma, o cobra, un rimedio per questo è stato fornito da me in anticipo. Non aspetta a te addolorarti a causa dei tuoi fratelli. O Sesha, chiedimi il dono che desideri. Sono molto contento di te e ti concederò un dono oggi. O migliore dei serpenti, è di buon auspicio che il tuo cuore sia stabilito nella virtù. Possa il tuo cuore essere sempre più saldamente fissato sulla virtù. Allora Sesha rispose: «O divino nonno, questa è una benedizione da me desiderata, e il mio cuore possa sempre dilettarsi nella virtù e nelle benedette penitenze ascetiche, o signori di tutti!» Brahma disse: «O Sesha, sono molto contento di questo altruismo e amore per la pace, ma per il mio comando lascia che questo atto sia compiuto da te per il bene delle mie creature. Sostieni, o Sesha, debitamente e bene, questa terra così instabile con le sue montagne e foreste, i suoi mari e città e rifugi, affinché possa resistere.» Sesha disse: «O divino Signore di tutte le creature, o dispensatore di doni, o Signore della terra, Signore di tutte le cose create, Signore dell'universo, io, proprio come hai detto, manterrò la terra stabile. Perciò, o Signore di tutte le creature, mettilo sulla mia testa.» Brahma disse: «O migliore dei serpenti, vai sotto la terra. Lei stessa ti darà una spaccatura da attraversare. E, o Sesha, tenendo la terra senza dubbio, farai ciò che mi è più caro.» Sauti continuò: «Allora il fratello maggiore del re dei serpenti, entrando in un buco, passò dall'altra parte della terra e, tenendola, sostenne con la sua testa quella dea con la sua fascia di mari che girava intorno. Brahma disse: «O Sesha, o migliore dei serpenti, tu sei il dio Dharma, perché da solo con il tuo enorme corpo sostieni la terra con tutto ciò che è su di essa, così come faccio io o come fa Indra. Solo noi possiamo.» Sauti continuò: «Il serpente Sesha, signore Ananta, di grande abilità, vive sotto la terra, sostenendo il mondo da solo per ordine del Brahma. È l'illustre antenato, il migliore degli immortali, ed è poi ad Ananta, l'uccello dalle belle piume, il figlio di Vinata, per assistere Ananta.» Così termina il 36esimo capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del santo Mahabharata. Sauti disse: «Quel migliore dei serpenti, Vasuki, sentendo la maledizione di sua madre, rifletté su come avrebbe potuto sventarla. Ha avuto una conversazione con tutti i suoi fratelli, Airavata e altri, che erano impegnati a fare ciò che ritenevano meglio per se stessi. E Vasuki disse: «O persona senza peccato, lo scopo della maledizione vi è noto. Sta a noi sforzarci di neutralizzarlo. Certamente esistono ammende per tutte le maledizioni, ma nessuna ammenda può essere utile a coloro che sono stati maledetti dalla madre. Sapendo che questa maledizione è stata pronunciata in presenza dell'immutabile, dell'infinito e del vero, il mio cuore trema. Sicuramente il nostro annientamento si avvicina. Altrimenti perché il Signore immutabile non ha fermato nostra madre mentre pronunciava la maledizione? Pertanto, studiamo oggi come possiamo garantire la sicurezza dei serpenti. Non perdiamo tempo. Tutti voi siete saggi e perspicaci. Cerchiamo di deliberare e scoprire i mezzi di liberazione che hanno fatto gli dei antichi per recuperare il perduto Agni che si era nascosto all'interno di una grotta, in modo che il sacrificio di Janamejaya per la distruzione dei serpenti non possa aver luogo, e così affinché non siamo distrutti.» Sauti continuò: «Così si rivolse a tutta la progenie di Kadru riunita e, saggi nel consiglio, sottoposero le loro opinioni l'un l'altro. Una parte dei serpenti disse: «Dovremmo assumere le sembianze dei bramini superiori e supplicare Janamejaya dicendo:
questo tuo sacrificio pianificato non deve aver luogo. Altri serpenti, ritenendosi saggi, dissero: dovremmo diventare tutti i tuoi consiglieri preferiti. Quindi chiederà sicuramente il nostro consiglio su tutti i suoi progetti. E poi ti consiglieremo affinché il sacrificio sia ostacolato. Il re, il più importante dei saggi, pensando che siamo legittimi, ci chiederà sicuramente del tuo sacrificio. E diremo: questo non deve accadere. Indicando molti gravi mali in questo e negli altri mondi, faremo in modo che il sacrificio non possa aver luogo. Oppure, quello dei serpenti, avvicinandosi, morde la persona che, devota al bene del monarca e ben informata dei riti del sacrificio del serpente, può essere nominata sacerdote sacrificale, per il quale morirà. Se il sacerdote sacrificale muore, il sacrificio non sarà completato. Morderemo anche tutti coloro che, avendo familiarità con i riti del sacrificio del serpente, possano essere chiamati ritvik sacrificali, e in questo modo raggiungeremo il nostro obiettivo. Altri serpenti più virtuosi e benigni dissero: «Oh, questo tuo consiglio è malvagio. Non è corretto uccidere i bramini. In pericolo, la soluzione corretta è quella benedetta nelle pratiche dei virtuosi. L'ingiustizia, alla fine, distrugge il mondo». Altri serpenti dissero: «Spegneremo l'ardente fuoco sacrificale, diventando nuvole luminose con fulmini e piogge torrenziali». Altri serpenti, i migliori della loro specie, proposero: «Di notte ruberemo i contenitori del succo di Soma. Disturberà il rito. Oppure, in quel sacrificio, lascia che i serpenti, a centinaia e migliaia, mordano le persone e diffondano il terrore intorno. O che i serpenti contaminino il cibo puro con la loro urina e le loro feci che inquinano il cibo». Altri dissero: «Diventiamo i ritvik del re e impediamo questo sacrificio dicendo all'inizio: dacci il compenso sacrificale. Egli, il re, essendo posto in nostro potere, farà tutto ciò che desideriamo». Altri dissero: «Quando il re andrà a divertirsi nelle acque, lo porteremo a casa nostra e lo legheremo in modo che il sacrificio non abbia luogo». Altri serpenti che si ritenevano saggi dissero: «Avvicinandoci al re, lo morderemo, per cui il nostro scopo sarà raggiunto. Con la sua morte sarà sradicata la radice di ogni male. Questa è la decisione finale di tutti noi, o tu che ascolti con i tuoi occhi. Allora fai presto quello che ritieni opportuno». Detto questo, guardarono intensamente Vasuki, il migliore dei serpenti, e anche Vasuki, dopo aver riflettuto, rispose dicendo: «O serpenti, questa vostra determinazione finale non sembra degna di adozione. Nessuno dei vostri consigli è di mio gradimento. Quale sarà migliore per il vostro bene? Penso che solo la grazia dell'illustre Kasyapa, nostro padre, possa farci del bene. O serpenti, il mio cuore non sa quale di tutti i vostri suggerimenti dovrebbe essere adottato per il benessere del mio lignaggio, oltre che del mio. Deve essere fatto per me ciò che sarà per la vostra felicità. Questo è ciò che mi rende così ansioso, perché il merito o il discredito del provvedimento è solo mio». Così termina il 37° capitolo dell'Astika Parva, dell'Adi Parva, del beato Mahabharata. Sauti disse: «Sentendo i rispettivi discorsi di tutti i serpenti, ascoltando anche le parole di Vasuki e la patra, iniziò a rivolgersi a loro dicendo: questo sacrificio non può essere impedito. Né il re Janamejaya della famiglia Pandava, da cui proviene questa paura, è una persona che può essere fermata. La persona o re che è afflitta dal fato può solo ricorrere al fato. Nient'altro può essere il tuo rifugio. O migliore dei serpenti, questa tua paura è causata dal fato. Solo il destino deve essere il nostro rifugio in questo. Ascolta quello che ti dico. Quando quella maledizione fu pronunciata, o migliore dei serpenti, per la paura mi accovacciai in grembo a nostra madre. O migliore dei serpenti e o signore Vasuki di grande splendore, da quel punto ho sentito le parole che gli dei adolorati hanno detto al nonno. Gli dei dissero:
Oh nonno, dio degli dei, chi altro se non il crudele Kadru potrebbe, dopo aver generato questi cari figli, maledirli così anche in tua presenza? Oh nonno, anche da te fu detto in riferimento a queste sue parole, così sia. Vogliamo sapere il motivo per cui non l'hai ostacolato. Brahma rispose: i serpenti si sono moltiplicati, sono crudeli, in modi terribili e molto velenosi. Augurando ogni bene alle mie creature, allora non ho ostacolato Kadru. Quei serpenti velenosi e altri che sono peccatori, mordendo gli altri senza errore, saranno davvero distrutti, ma non quelli che sono innocui e virtuosi. E ascolta anche come, quando verrà il momento, i serpenti potranno sfuggire a questa terribile calamità. Nascerà nella razza degli Yayavara un grande rishi, noto con il nome di Jaratkaru, intelligente, con le passioni sotto completo controllo. Che Jaratkaru avrà un figlio di nome Astika. Fermerà il sacrificio. E i serpenti, che sono virtuosi, scapperanno da lì. Gli dei dissero: o tu conosci la verità. In chi Jaratkaru, quel primo Muni, dotato di grande energia e ascetismo, genererà quel figlio illustre? Brahma rispose: dotato di grande energia, quel migliore bramino genererà un figlio dotato di grande energia in una moglie con lo stesso nome di lui. Vasuki, il re dei serpenti, ha una sorella di nome Jaratkaru. Il figlio di cui parlò le nascerà e libererà i serpenti. E la patra continuò. Gli dei allora dissero al nonno: così sia. Il signore Brahma, dopo aver detto questo agli dei, andò in paradiso. Oh Vasuki, vedo davanti a me quella tua sorella conosciuta con il nome di Jaratkaru. Per liberarci dalla nostra paura, consegna in elemosina a lui, al Rishi, Jaratkaru, divoti eccellenti, che vagherà chiedendo una sposa. Questo mezzo di liberazione è stato ascoltato da me. Sauti disse: o migliore dei rigenerati, udendo queste parole di Elapatra, tutti i serpenti con grande gioia esclamarono: ben detto, ben detto. E da quel momento in poi Vasuki iniziò ad allevare con cura quella fanciulla, sua sorella Jaratkaru, e ha avuto un grande piacere nell'educarla. E non molto tempo dopo che questo era trascorso, quando gli dei e gli Asura, incontrandosi insieme, avevano battuto la dimora di Varuna, e Vasuki, soprattutto dotato di forza, divenne la corda che batteva, e non appena il lavoro fu terminato, il re dei serpenti si presentò davanti al nonno, e gli dei, accompagnati da Vasuki, si rivolsero al nonno dicendo: «O signore, Vasuki sta soffrendo grande afflizione per la paura della maledizione di sua madre. Ti conviene sradicare il dolore generato dalla maledizione di sua madre, che ha trafitto il cuore di Vasuki, desideroso del benessere della sua razza. Il re dei serpenti è sempre nostro amico e benefattore. O signore degli dei, sii gentile con lui e allevia l'ansia nella sua mente». Brahma rispose: «O immortali, ho pensato nella mia mente a quello che avete detto. Lasciate che il re dei serpenti faccia ciò che gli è stato detto in precedenza da Elapatra. È tempo. Solo i malvagi saranno distrutti, non i virtuosi. Nasce Jaratkaru e quel bramino è impegnato in difficili penitenze ascetiche. Possa Vasuki, al momento opportuno, consegnargli sua sorella. O dei, ciò che è stato detto dal serpente Elapatra per il bene dei serpenti è vero, e non altrimenti». Sauti continuò: allora il re dei serpenti Vasuki, afflitto dalla maledizione di sua madre, udendo queste parole del nonno e progettando di consegnare sua sorella al Rishi Jaratkaru, mandò tutti i serpenti in gran numero, che erano sempre consapevoli dei loro doveri, a sorvegliare il Rishi Jaratkaru, dicendo: quando il signore Jaratkaru chiede una moglie, venite subito e informatemi. Il benessere della nostra razza dipende da questo.